C'è chi ha parlato di allarme antracee, chi di polvere da sparo, chi di un semplice atto intimidatorio. Fatto sta che la storia si è ripetuta. Dopo il pacco sospetto recapitato agli uffici di Palazzo Cesaroni, un altro plico analogo a quello di ieri mattina con all'interno della polvere è stato inviato anche a casa del presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Eros Brega, a Terni. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, la seconda busta era indirizzata alla moglie del presidente del Consiglio Umbro. È stata la madre a ritirarla dalla cassetta delle lettere. Anche da questa busta è uscita della polvere non meglio precisata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Digos della Questura. A questo punto le indagini potrebbero assumere tutta un'altra connotazione. Alla luce dei nuovi elementi investigativi, verrebbe da pensare ad una questione strettamente personale. Bisognerebbe forse andare a cercare i responsabili tra le persone con cui il presidente Brega ha avuto a che fare. Potrebbe trattarsi di una persona sola o anche di più persone. Le indagini si muovono nel massimo riservo, esami approfonditi negli ambienti postali potrebbero produrre qualche indizio utile all'identificazione di un soggetto potenzialmente molto pericoloso.